Beh, un'iniziativa a cui il territorio tiene in modo particolare e tutti i partner che hanno sottoscritto il protocollo, il Parco Legambiente, sono fermamente convinti dell'utilità di questa iniziativa. Tra l'altro, lo dicevo stamattina ad Agropoli, perché anche il liceo scientifico di Agropoli, che ha realizzato un bellissimo progetto sul tema, ha voluto che il CONSAC partecipasse con una parte, ecco, della sua iniziativa attraverso la distribuzione delle borraccine. E lì stamattina dicevo che diversamente da come spesso si pensa, al sud tante volte si anticipano i tempi. Ieri il ministro dell'Ambiente e il ministro della Pubblica Istruzione hanno sottoscritto un protocollo per dar vita a delle buone pratiche di rispetto dell'ambiente all'interno delle scuole. Noi ieri abbiamo già presentato un progetto che è in fase di esecuzione e di realizzazione, quindi abbiamo un po', non dico anticipati i tempi, però siamo riusciti ad capire qual è la direzione che va seguita. Noi forse siamo in questi spronati e spinti dalla circostanza che operiamo in un territorio che è parco nazionale, in un territorio che va rispettato e deve essere salvaguardato, quindi ogni azione va in questa direzione. È un progetto che sarà attuato all'interno delle scuole dei 55 comuni soci di CONSAC, con momenti di formazione, di ascolto, di sensibilizzazione, e distribuiremo circa 13.000 borraccine di alluminio per sostituire le bottiglie di plastica. Si stima che in un anno, se sarà correttamente attuato e realizzato questo progetto, risparmieremo 9 milioni di pezzi di plastica. Un risultato importante, un risultato verso il quale sta andando finalmente, diciamo, l'Italia, ma l'Europa intera. Quindi siamo contenti e orgogliosi di aver avviato questo percorso.